Le mie imitazioni non servono per catturare il pescatore, servono per catturare il pesce. Oggi voglio svelarvi il mio segreto. Più l'imitazione attira l'attenzione del pescatore con i suoi particolari spettacolari, meno cattura il pesce. Scendiamo verso la curvatura. Dove inseriremo delle corte codine, per l'esattezza 3, prelevate da una piuma di tacchino. Scendiamo ancora un pochino. A questo punto effettueremo un passaggio sotto per tenerle divaricate. Ora piazzeremo subito avanti ancora delle barbole prelevate da una piuma di tacchino. E una piccola piuma di marabù. Saliamo in modo uniforme. Fino a circa a metà del gambo. Ora formeremo l'addome con la piuma di tacchino. E annelliamo con il marabù. Fisseremo ora subito davanti una strisciolina di pelle scamosciata di questo colore. E la piazzeremo esattamente in questo modo, centrandola in modo perfetto. Fissata la strisciolina, procederemo inserendo una piccolissima quantità di dubbing chiaro. Procediamo in questo modo. Fisseremo ora subito davanti una piccola piuma di fagiana. Dopo averla fissata, montiamo ancora del dubbing.
subito avanti, spingendo il tutto indietro. Spingiamo indietro. Effettuiamo questa operazione. Dividiamo destra e sinistra e portiamo avanti la nostra strisciolina di pelle che fermeremo in questo punto, in questo modo. Dopo averla stretta bene, rovesciamo indietro. Una piccolissima quantità di dubbing ancora. Che piazzeremo esattamente in questo modo, subito davanti ancora una piumina di fagiana fissiamola molto bene. E con la stessa creeremo un secondo collarino. Effettuata questa ulteriore operazione, aggiungeremo ancora del dubbing. Procediamo come prima, spingiamo tutto indietro. Ridividiamo le fibre, destra, sinistra, e riportiamola la nostra strisciolina in avanti, in questo modo, fissandola definitivamente in testa. Togliamo formiamo ora col filo di montaggio la testina. Ora non resterà che controllare il nostro lavoro. Una goccia di colla.
cementerà il tutto. Ulteriore piccola controllata, il lavoro è decisamente eccellente e con questo chiudiamo anche questa imitazione. Grazie dell'attenzione, alla prossima! Concludendo, l'imitazione deve piacere al pesce, non al pescatore.